Quando la vita potrebbe essere meravigliosa. Sto parlando del film Promises, visto a Pisa sabato 20 novembre alla multisala Odeon alle ore 15:50, precisamente alla sala Pisa, con sei spettatori presenti. Il film dura 1 ora e 55 minuti primi, è proiettato in modalità widescreen senza interruzione, di genere drammatico, cui do il giudizio di ottimo. Nuovo impegno internazionale per Francesco Favino, nel ruolo di Sandro, sposato, mezzo italiano e mezzo inglese, che vive a Londra e che ha una sbandata per Laura, di cui si innamora. Questa a breve però si dovrà sposare, ma riusciranno a rispettare e vivere il loro rapporto? Questo tema e queste storie sono sempre state affrontate dal cinema con situazioni più o meno comiche, serie, con sorriso o senza, e che in questo film sembrano non apparire bene, forse addirittura tali da appesantire un po' il film, che sembra non aver aspetti emotivi, specie nella prima parte, per poi sfociare tutte insieme nell'ultima mezz'ora. L'impegno di Pier Francesco Favino ed altri attori di calibro internazionale come Jean Reno è perfetto, specie col make-up che li invecchia più che a perfezione. Il film sembra non avere un senso equilibrato e la critica online lo stronca, ma non è così, perché il messaggio finale fa capire cosa si sarebbe potuto fare nella sola vita che si ha a disposizione. Una trama buona, una location sufficiente, una regia ottima, un'interpretazione attori perfetta, una colonna sonora sufficiente, montaggio e sequenze perfetti, effetti speciali buoni ed un doppiaggio ottimo fanno sì che il film va seguito con attenzione per poterlo capire bene. Bene amici, è tutto, grazie, a risentirci e ricordate, hashtag andiamo al cinema.